Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Come promesso, conferenza stampa del Mister, la commentiamo insieme. Prima lasciate che vi inviti, visto che non vi costa nulla, a mettere un mi piace, se vi piacerà il video ovviamente, o se vi piace il canale, un'iscrizione al canale per arrivare a 6.000 e la campanella per le notifiche. Allora, cominciamo con un saluto a Ciro Immobile. Perché voi dite Ciro Immobile? Perché qualche giorno fa, quando è tornato a casa dalla nazionale per l'ennesima volta, vi ho detto: state pur certi che in questi 2 giorni guarirà e magicamente sarà in campo con la Lazio. Guarito, Immobile, domani pronto, titolare. Capite cosa contano le nazionali? E noi ci abbiamo perso Maignan. Ci serva anche a noi di lezione. Questo conta la nazionale. La considerazione che gli dà la Lazio è Immobile, ok? Passiamo a noi. Allora, Mister Pioli, conferenza stampa. Sempre molto preciso, il mister molto sul pezzo. Ha definito una stupidata quelli che pensano che lui non abbia fiducia in Balotelli. Non poteva dire altro, ovviamente, ma sicuramente lui avrà fiducia in Balotelli. È che Balotelli è ovvio che non possa mai sostituire Theo Hernandez, ma penso che Theo Hernandez in questo momento sono due o tre calciatori che possono sostituire Theo Hernandez senza farne sentire magari la mancanza, ma non di più. Quindi Ballo domani cerca di mettercela tutta, di non fare danni, mi raccomando, e di cercare di creare qualcosa lì davanti in modo da portare a casa questi 3 punti fondamentali. Oliviero Bombervero oggi è stato festeggiato all'uscita da Milanello, ha detto che non gli è mai successo nella sua carriera, ma Oli è uno che si sa far voler bene, è entrato nel mondo Milan con tutto se stesso, col cuore, con l'anima, e quindi merita tutto Oliviero Bombervero. Anche a te, Oliviero Bombervero, domani vedi di girarti, che è importante. Quindi andiamo un po' a vedere, in base a quello che ho sentito con le mie orecchie dal mister, se riesco a vedere un attimino quale possa essere, come scendiamo in campo domani. Ovviamente, penso, purtroppo anche qui, non per Tata. Perché Tata l'anno scorso si è comportato anche bene, a parte un paio di occasioni, ma nessuno può sostituire Maignan. Quindi anche lì cerchiamo di non fare danni, Tata. Fai il tuo, fallo bene, che i 3 punti sono fondamentali. Quindi Tata in porta. A destra penso giochi Kalulu, perché Calabria, se ancora non è al 100%, non lo si vorrà rischiare. Kier, Tomori e i centrali di difesa con Ballo, Touré a sinistra. Centrocampo, io ipotizzo un po' Bega Krunic, vi spiego perché. Perché Bennacer rientra dalla nazionali per ultimo insieme a Dest e con 180 minuti nelle gambe. Ci troviamo di fronte a un... non potrà più riposare sostanzialmente dopo. Quindi io credo che questo sia il momento di far partire Pobega, per cui penso partirà Pobega. E dico Krunic perché Tonali, secondo me, il mister non lo rischia, se, visto che ha avuto qualche problemino. E quindi penso si potrebbe partire con un Pobega Krunic. Se partirà con Tonali sarà per dargli il cambio magari con lo stesso Krunic o con Bennacer a metà partita. Quindi, però io penso più un Pobega Krunic. Davanti non penso ci siano molti dubbi. Il dubbio tra Messias e Lamaker, penso che faccia giocare Messias domani e poi col Chelsea Salamandra, quindi Messias CDK ovviamente sulla tre quarti, e sicuramente qui non si discute, non c'è discussione. Raffaellino nostro per il momento, per ora. A sinistra si susseguono le voci su Leao, ma come?
la linea del canale, non me ne frega niente, il Milan saprà cosa fare. Quindi, tre quarti con Messias, CDK, Leao, davanti non si discute, Oliviero, Bomber Vero, ma la notizia di oggi, la notizia bella, finalmente, è che il mio psicopatico preferito, Ante Rebic, ha battuto l'ernia del disco e quindi sarà in panchina. Ante in panchina a me dà sempre un senso di sicurezza, perché so che se a un certo momento della partita, se serve, lui entra e se è in giornata buona determina. Perché? Perché Ante lo capisci subito se è devastante o è irritante. Dai primi due o tre tocchi tu già capisci quale sarà la sua partita. Però se capita che entra, che è in fase devastante, è tanta roba, tantissima roba, può entrare sia al posto di Giroud che di Leao, ma probabilmente entrerà al posto di Giroud per farlo rifiatare un attimo in vista del trittico terribile. Quindi sono felicissimo che Ante sia finalmente a disposizione. Lo stesso non si può dire per Origi, però il mister mi è sembrato, un attimo che rifiuto una chiamata, il mister mi è sembrato, insomma, penso manchi poco anche per Origi. Io lo spero vivamente perché adesso ne abbiamo proprio bisogno, adesso cioè in questo periodo abbiamo bisogno di tutti. Purtroppo abbiamo la mazzata delle assenze di due nostri top player. Dovremmo cercare di recuperare Theo il prima possibile. Maignan sappiamo che intorno al 20 ottobre, deve tirare fino al 20 ottobre, ma abbiamo bisogno di tutti, soprattutto là davanti. Quindi, Origi, se ci sei, devi battere il colpo in questo periodo. Anche perché se in questo periodo, parlo di ottobre e novembre, fino a quando ci sarà la sosta, tu non ci sarai, io credo che a gennaio il Milan dovrebbe fare delle riflessioni. Ma io ho fiducia, spero, credo che magari già dalla partita col Chelsea potremmo cominciare a avere a disposizione Righi e poi dargli il minutaggio necessario per entrare in forma. Anche se oramai siamo qua, cioè non è che abbiamo il tempo di gli possiamo dare troppo tempo di, però almeno sarà un ricambio, sarà un in emergenza, sapremo a chi affidarci, no? Adesso fino a questo momento non abbiamo potuto farlo. E per il resto il mister mi è sembrato molto focalizzato sulla partita di Empoli, non ha voluto assolutamente parlare della partita col Chelsea e ha ragione perché noi non possiamo pensare di risparmiarci con l'Empoli per poi andare a Londra. Noi dobbiamo vincere questa partita perché mettere fieno in cascina ottobre-novembre, una volta che arriva la sosta, ti consente di ripartire a gennaio, insomma, con un certo vantaggio, no? Noi dobbiamo cercare di avere un vantaggio sugli altri, o quantomeno essere lì nella posizione migliore possibile, di non dover rincorrere più che altro quando si ripartirà col campionato. Sempre che poi questi mondiali ci saranno. Voi dite che sei impazzito? No. Sempre che i mondiali si giocheranno, ho i miei motivi. Mi sembra che qua in questo paese ci sia poca per in Italia intendo, ci sia poca percezione di quello che sta succedendo o sta per accadere, quindi facciamo finta che si giocheranno sicuramente. Se si giocheranno sicuramente alla ripresa a gennaio dovremo essere assolutamente nelle posizioni di testa. Non dobbiamo essere nelle posizioni in cui serve recuperare, perché dopo diventa difficile, dopo diventa complicato. È vero che hai comunque un mercato di gennaio che ti può sistemare, ma lasciamo che siano gli altri a sistemare le cose, quelli con il bilancio in profondo rosso, quelli con capite, i nero assurdi, no? Quelli che Zhang,
Adesso sistema tutto con un altro prestito. Beh, avevo detto che anche oggi Studio Sport avrebbe, così, giustamente, temono la contestazione. Va bene, comunque, ragazzi, domani partitona. Ho in mente di fare una live durante la partita, cioè di vederla e intanto commentarla insieme a voi. Vediamo se le mie due cagnoline matte me lo consentiranno e se si riesce, magari intervenite così mentre guardate la partita, la commentiamo insieme. Ok, ragazzi, forza Milan. A domani.